Salve a tutti, con grande richiesta in questa lezione parlerò in merito alla didattica applicata e nello specifico parlerò delle metodologie didattiche, quindi didattica applicata metodologie didattiche. Allora, in questo video, in questi video sono tanti ormai, io cerco di aiutarvi a 360 gradi per la preparazione dei concorsi docenti 2020. Io ho vinto in realtà di concorsi della scuola, ne ho vinti 3 e dell'università 1. Concorso TFA su materia per abilitarmi, il concorso docenti a cattedra, concorso TFA su 400 siamo passati in 7, concorso a cattedra su 200.000 precari siamo nel 43.000 posti, siamo passati in poco più di 20.000. E poi feci anche, una volta diventato di ruolo, feci anche il concorso TFA sostegno. E successivamente ho fatto anche il concorso per entrare nel percorso del PhD student nell'università. Nell'ambito, io sono un ingegnere meccanico e quindi nell'ambito della meccatronica e della robotica. Con questo per dirvi che ho anche preparato diversi insegnanti, insomma, al concorso e devo dire che tutti gli insegnanti che fin qui ho preparato sono riusciti a vincere sia il concorso TFA che il concorso a cattedra. Ho fatto questa premessa perché, insomma, desidero anche dirvi che io continuerò a fare e postare video, ovviamente se ci sarà la vostra partecipazione, se ci saranno i vostri commenti, se vi iscrivete al canale, se mi sosterrete anche condividendo questi materiali con i nostri colleghi, i quali molte volte mi dicono: sì, Francesco, ma dove si trovano i materiali? Allora, cioè io posso occuparmi prevalentemente dell'attività che comunque mi richiede tanto tempo, di questa attività di creare video lezioni, e vi chiedo insomma di darmi una mano, di darmi un aiuto. Io già mi sono scritto tutte le persone che mi stanno aiutando e insomma per loro io sarò ancora più disponibile nel dare loro un aiuto, perché ovviamente questa possibilità di prepararci tutti insieme al concorso dipende non solo da me, ma anche da voi che seguite il canale. Allora, quindi la scelta e l'applicazione di un metodo, quindi di una metodologia, è fondamentale ed è forse la parte più delicata dell'interazione dell'insegnamento. Si potrebbe perfino aggiungere che la scelta di un particolare metodo didattico possa diventare un fatto personale, per cui un insegnante, pur adottando i metodi proposti dai pedagogisti, tende a dargli un'importanza ovviamente personale. Quindi, il principio del metodo, quindi il metodo di insegnamento, ha delle caratteristiche a questo punto che non sono assolute, quindi caratteristiche non assolute. Abbiamo appena detto che sono personali, soggettive, che vanno sicuramente integrate, quindi esistono più metodologie didattiche, integrazione delle metodologie didattiche a seconda delle situazioni, anche alternare, cioè è ovvio che una sola metodologia didattica può essere opportuna in un determinato ambito, ma potrebbe non esserlo in un altro. L'interconnessione tra le varie metodologie specifica ovviamente alle circostanze. Secondo quali principi? Il principio della significatività, ossia bisogna tener conto della storia dello studente.
Sicuramente il nostro alunno, il nostro studente o il discente possiede già una serie di conoscenze sulla quale deve essere inserito il nuovo insegnamento. Quindi la significatività specifica per lo studente e a seguire per la classe. Specifica. Poi sicuramente è fondamentale, ma anche non solo per gli studenti, adesso noi stiamo ridiventando studenti per prepararci in questo concorso in un periodo così difficile. Sicuramente il principio della motivazione. La motivazione è fondamentale, non solo per gli studenti. Cioè un insegnante valido è un insegnante che sappia trasmettere la voglia, che sappia trasmettere i motivi per cui studiare una materia e quindi è importante mettere in relazione il contenuto dell'apprendimento con la, possiamo dire, con la matrice cognitiva. E non bisogna limitarsi a imparare in maniera disinteressata e quindi a insegnare solo considerando la parte nozionistica. Sicuramente è importante dare una direzionalità ai contenuti, ossia seguire un percorso, un cammino per arrivare a un determinato obiettivo o target. Fissato e essenzialmente noi insegnanti dobbiamo seguire poi essenzialmente le indicazioni nazionali e dobbiamo comprendere come farle ricevere al meglio ai nostri studenti. Sicuramente è fondamentale avere continuità perché, ahimè, se c'è discontinuità, ovviamente c'è il rischio che alcune cose. Alcune tematiche possono essere apprese bene, ma se una tematica per essere appresa è propedeutica a un'altra tematica, se c'è discontinuità, ahimè, si rischia di fallire. Quindi la continuità sicuramente è un'abilità che si esercita e quindi è anche importante che lo studio non si limiti a una situazione occasionale, ma conviene, dicevano i romani, repetita iuvant, scriviamolo così, repetita e petita iuvant. Bisogna ripetere spesso determinati concetti, soprattutto la frequenza della ripetizione, a mio avviso, è del tutto proporzionale all'importanza del concetto che si vuole far metabolizzare ai nostri studenti. È fondamentale anche il principio della ricorsività. Badate bene che queste cose potrebbero essere richieste. Che cosa si indica? Che significato ha la ricorsività? In una metodologia didattica. Quindi, se abbiamo detto che la continuità e la ripetizione di alcuni argomenti sono importanti, ovviamente non basta ripeterli, ma è importante approfondirli, approfondimento, quindi progressivo dell'argomento. Quindi estendendoli sicuramente da un punto di vista della quantità, quindi aumentando sia la quantità di conoscenza, di nozioni, e cercando di proporli in maniera sempre incisiva. Quindi nella ricorsività possiamo mettere in evidenza delle fasi nelle quali sicuramente ha una grande importanza la motivazione e quindi dare un input, uno stimolo allo studente, che potrebbe anche essere visto come un facilitatore, cioè un facilitatore è un qualcosa che facilita, almeno nella parte iniziale, l'apprendimento. Una seconda fase, bisogna studiare l'argomento in maniera problematica, facendosi dei problemi, dando
facendo anche capire quali sono le problematiche di quell'argomento, cercando di rispondere ad ognuna di esse, mostrando in maniera chiara le differenze tra gli elementi e i principi che costituiscono quel determinato argomento. Aggiungerei inoltre che l'insegnamento di una materia non deve essere fine a se stesso, ma deve essere integrato. Cioè, gli insegnamenti, siccome spesso vengono insegnate una pluralità di materie, è fondamentale anche il principio, a mio avviso, dell'integrazione. Non è solo a mio avviso, io ovviamente spesso dico a mio avviso perché sicuramente sto facendo una cernita dei parametri suggeriti dai pedagogisti e vi sto dicendo tutte parole, termini e questioni decisamente importanti. Ovviamente per motivi di utilità non sto qui a scrivere tutto quello che dico. Avete poi la possibilità di stoppare il video, prendere tutti gli appunti che volete e rimettere in play. Quindi avere un'integrazione fra le varie aree di studio è sicuramente importante. Sicuramente è importante che io faccio questo esempio, ragazzi. Avete presente nel circo quelle persone che sono capaci di fare con una stecchetta, prendono un piattino e lo fanno girare fino a raggiungere una determinata velocità e poi quel piattino continua a girare da solo. Poi si prende un secondo piattino, poi un terzo, poi un quarto, però se poi ogni tanto non si ritorna al primo, che cosa può accadere? Anzi, sicuramente che cosa accade? Che a un certo punto il concetto rischia di andare nel dimenticatoio. Quindi potremmo parlare di stabilizzazione concettuale che mira ovviamente qual è l'obiettivo, il focus, la consolidazione delle nozioni nella loro matrice cognitiva, quindi nella matrice cognitiva. Quindi il consolidamento avviene quando il concetto da parte del discente viene appreso, viene elaborato, collegato con la conoscenza e le esperienze pregresse, cioè quando il concetto non rimane fine, ripeto, fine a se stesso. Ed è sicuramente fondamentale la capacità comunicativa e quindi la capacità linguistica che mira a far acquisire agli studenti conoscenze che permettono loro, quindi permettono agli studenti di padroneggiare la materia non solo nel linguaggio comune, ma anche nel linguaggio tecnico, quindi nel linguaggio specifico per la materia. Sicuramente ci sono alcune materie più di altre che hanno una grande importanza anche dal punto di vista pratico, quindi dopo la teoria sicuramente può seguire l'atto pratico o la pratica, ovviamente. Questo dipende anche però ovviamente dall'ordine, il grado di scuola e dal tipo di indirizzo. Come metodologie didattiche, facciamo così, non voglio fare video troppo lunghi, quindi ne introduco una, la prima, la più famosa probabilmente, la più utilizzata nella storia, e poi, vedendo anche le visualizzazioni che otterrà questo video, continuerò a parlare in maniera più o meno approfondita relativamente alle metodologie didattiche, facendo una cernita e una selezione di quello che a mio avviso sarà più importante imparare per voi che dovrete affrontare questo concorso. Allora, qual è? Mi viene da ridere perché io ormai non la applico, cioè la applico di rado, però sicuramente la lezione frontale
tipica lezione frontale che tutti noi abbiamo seguito almeno una volta nella vita è sicuramente la metodologia didattica più tradizionale e forse più diffuso. Quindi è diffusa, è una metodologia tradizionale che fa parte insomma, anche della storia della didattica italiana. Ha sicuramente dei vantaggi, quali spesso cioè quando è che la si usa più di tutti? I pro quali sono? Sicuramente all'università, quando si ha a che fare con una classe molto con un numero con un quantitativo di studenti molto elevato, quindi quando ci si confronta con classi numerose, probabilmente la metodologia che risulta nel complesso avere più funzionalità è sicuramente la lezione frontale, quindi i pro quando ci si ritrova in classi numerose. È molto rapida, cioè permette di trasmettere molte nozioni in un piccolo arco di tempo. Quindi rapidità. Probabilmente è anche forse la più semplice da preparare, quindi semplicità. Sicuramente anche la lezione frontale ha dei limiti, ha degli svantaggi. Allora, quali sono? Lo vedo anche io nei video, quindi contro. Che l'attenzione, le capacità attentive sono solitamente discendenti con il passare del tempo, cioè l'attenzione scende, si ha un picco di ascoltatori, di persone interessate all'inizio della lezione, però l'attenzione tende poi, attenzione discendente, tende a diminuire con il passare dei minuti e con il passare delle ore. Lo vedo addirittura qui nei miei video, dove sicuramente ho un pubblico di colleghi o studenti di una certa età, figuriamoci con gli alunni più giovani. Poi sicuramente possiamo dire anche che è monotona, cioè non va a stimolare tutti i sensi e quindi a un certo punto diventa anche molto facile distrarsi. Sicuramente poi ci sono delle tecniche quali cambiare il tono della voce, quindi non essere monocorde nel parlare, cercare di catturare l'attenzione anche con delle pause piuttosto che con delle accelerazioni, eccetera, eccetera. Però per quanto insomma ci si possa concentrare su questo aspetto, ovviamente è proprio una peculiarità controproducente della lezione frontale che a un certo punto per i più diventa monotona. E poi questo si presenta con maggior rilevanza quando l'argomento è molto complesso, quindi ha dei limiti nella complessità degli argomenti. Perché vi parlavo della memorizzazione, dell'attenzione, eccetera, eccetera? Perché sicuramente solo leggere statisticamente, da un punto di vista di studi scientifici, si è dimostrato che la sola lettura ha una capacità, quindi leggere, ha una capacità di far conservare i dati ricevuti prossima circa al 10%. L'ascoltare, io vi dico, quando non avete tempo, ascoltate le mie lezioni, si aggira intorno al 20-25%, solo ascoltare. Il vedere, però l'ascoltare in realtà è stato anche dimostrato, per onore di chiarezza, che è stato dimostrato che un conto è ascoltare un audio, un conto è ascoltare una persona dal vivo. Cioè, quindi stiamo. Per quanto riguarda, per esempio, nelle mie lezioni, solo ascoltare probabilmente
vi fa arrivare un dato del 20%. Però ovviamente se voi vi ascoltate più volte lo stesso video, ovviamente ve ne renderete conto da soli che la capacità vostra di conservare, metabolizzare e rielaborare dati ricevuti aumenterà. Sicuramente poi vedere, con il vedere, questa capacità aumenta fino al 30%. Vedere e ascoltare, si arriva a un 50%. Se oltre ad ascoltare si accende una discussione, che è quello che io spesso vi chiedo, lasciate commenti, parliamone, discutiamo, potete pure non essere d'accordo con me, però confrontiamoci, si arriva già a un 60%, la capacità quindi di ascoltare e poi mettere in pratica, quindi fare, prendere appunti, rielaborare quello che viene detto, si arriva ad un 90% e addirittura riuscirlo poi a spiegare agli altri. E quindi diventare soggetti attivi fa arrivare queste capacità al 100%. Ovviamente, come precedentemente accennato, per ottenere i migliori risultati dalla lezione frontale si può fare ricorso alle questioni che vi dicevo prima, quindi la ricorsività piuttosto che la continuità, piuttosto che la significatività, piuttosto che dare motivazione. E sicuramente quando l'argomento viene presentato e illustrato in maniera ricorsiva, viene proposto uno stimolo iniziale, viene poi esplorato in maniera problematica, e poi tutti gli elementi vengono ripresi e ricongiunti e integrati, sistemati in una maniera unica. Sicuramente tutto questo avvantaggia l'attività didattica e l'attività di comprensione da parte dei nostri studenti. Allora, con oggi mi fermo, sono passati già più di 20 minuti. Praticamente ho fatto una parte introduttiva relativa al metodo, si parla sempre di metodologie didattiche, quindi il metodo, e poi ho cominciato a parlare e a discorrere in merito alla lezione frontale. Vi saluto, lasciate un pollice in su, iscrivetevi al canale per non perdervi nessun aggiornamento, lasciate commenti e aiutatemi a diffondere questo canale e questi video di istruzione e cultura. Secondo me in Italia, soprattutto in questo periodo, ne abbiamo tanto bisogno. Un saluto da Francesco e in bocca al lupo per tutto.